Buonasera a tutti gli appassionati, stavo finendo sempre di corsa queste giornate, queste giornate sono sempre massacranti ma buonasera a tutti, vedo già... In linea Fabrizio, Diego, Marco, Paolo. Ormai mi anticipate, ragazzi. Fra poco smetto il, smetto il microfono e ve lo cedo ehm, senza usare il refresh ogni 10 secondi. Paolo, la, eh, diciamo che eh, la puntata inizia sempre alle 18.30. Francamente, eh, il, diciamo che. Eh, scusate un momento, la partita, la canzone stavo giocherellando con i casti. Eh, non so il refresh perché dovete fare il refresh ogni 10 secondi. Io la, la vedo da questa parte, non penso, eh, però io ti consiglio di scaricare l'app e, eh, diciamo, sincronizzare o segnare l'appuntamento di quando parte eh, il Giannizzero Nero, eh, oppure, eh, aspettando il Giannizzero Nero di Marco, oppure qualsiasi altro eh, podcast che venga da Spreaker. Eh, comunque, Paolo, analizzerò il sistema. Ok, ragazzi, oggi eh, parliamo di un, un argomento a me caro, molto caro, eh, in quanto, eh, per quanto mi riguarda, eh, la grande valenza che do al wargame non è solo ludica, eh, che insomma ci può stare, possiamo solo dare valenza ludica al wargame, ma è anche una valenza didattica e formativa. E perché? Perché ehm, è chiaro che lo rapporto al mio caso personale, però io poi osservo. Tutti coloro che hanno fatto parte di questo hobby da, eh, da tanto tempo, li ho visti molti, eh, siamo diciamo cresciuti assieme, e soprattutto quelli che insomma stanno gravitano sulla zona di Latina, ma anche quelli che ho avuto modo di incontrare negli ultimi vent'anni eh, a tutte le varie convention a cui ho partecipato. E devo dire, ciao Giuseppe, buonasera, e devo dire che. Eh, ho visto una crescita di eh, persone, eh, dico sempre di spessore, chiaramente non solo dovute al, eh, al, no al nostro hobby, alla nostra, al nostro amato passatempo, però eh, riconosco che nel nostro, eh, nel nostro gruppo ci sono persone veramente che sanno. Poi possiamo anche. Eh, avere i nostri diciamo, eh, cons, i nostri eh, drawbacks, come si dice in inglese, i nostri eh, contro, eh, magari un pochino troppo individualisti, un po' troppo narcisisti delle volte, troppo oniscienti ci può stare. Però al di là di queste particolarità eh, individuali, in ogni caso continuo a dire che il wargame è formativo in quanto voi o meglio, noi. Siamo un buon esempio dal punto di vista del rispetto delle regole comportamentali, ma soprattutto culturali, che riscontro sempre. Vi ripeto, con le dovute eccezioni, ma possiamo limitare l'analisi del wargame solo al, diciamo, all'aspetto ludico. Ma poi, alla fine, eh, per quanto riguarda l'argomento che mi sta a cuore, io vorrei diffondere il wargame anche come attività. Formativa. Rimane sempre un gioco, su questo non si piove, però questo argomento di divulgare in quanto formare attraverso il wargame, quindi usare qualcosa di diverso dai, eh, dai soliti eh, ausili didattici che vanno sempre conservati, la tradizione va sempre conservata, beh, questo è veramente auspicabile. È quello che da diversi anni cerco di fare, eh, negli ultimi anni più strutturato all'interno della scuola. E con i ragazzi, con gli adulti, chiaramente sapete, siamo tutti un po' professori. Va bene con gli adulti quando ci mettiamo a spiegare un gioco. E mh, vedo chiaramente negli adulti più attenzione, più concentrazione rispetto ad adolescente, ma dobbiamo anche seguire schemi diversi. È chiaro che quando io inserisco il wargame in un progetto scolastico del pomeriggio, devo seguire certe caratteristiche, con gli adulti devo seguirne altre, ma in ogni caso. Eh, in entrambi, questa sorta di grandi gruppi differenti che ho elencato, si può seguire un percorso, eh, io lo chiamo in termini didattici la famosa eh, lesson plan di cui eh, fanno, ci fanno una testa grande eh, quando. Eh, frequentiamo i corsi formativi quando ci abilitiamo quando diventiamo docenti però è vero eh, la lesson plan è un modo di pianificare la lezione e se ci fate caso sto usando il termine pianificare e pianificare ragazzi sta nel vocabolario personale di qualsiasi buon wargamer quindi eh, se ci fate caso strategie da adottare nell'insegnamento strategie da adottare per vincere quella data battaglia Chiaro che poi possiamo anche eh, esulare da questi contesti, però ci sono molti punti di eh, collegamento. Eh, Quello schema che io consiglio sempre è quel plan, do, check and act, che è il famoso schema. Molti di voi lo conoscono, il famoso sistema di Deming: è questa sorta di plan, pianifica, do, fai, check. Valuta quello che eh, è, diciamo, il risultato di quello che avevi pianificato e di quello che poi hai conseguentemente eseguito e magari poi act, agisci. Per modificare se casomai il risultato fosse stato non eh, eseguibile, o meglio non avesse conseguito un punteggio eh, massimo, e quindi andiamo a modificare quel eh, dato piano. Se ci, te, se ci pensate un attimo, in un qualsiasi piano di conquistare una città, beh, uno pianifica, eh, esegue chiaramente, spiega le sue divisioni. Per una, eh, per una conquista il più efficace possibile, ma poi alla fine eh, è chiaro che sul campo di battaglia ci sono mille e uno eh, imprevedibili, eh, eh, scusate, eh, aspetti imprevedibili e quindi eh, si va a finire che bisogna modificare sul momento il, eh, il piano originario. Questo è eh, un prospetto che si applica in molti campi, ma quanto eh, noi lo applichiamo in qualsiasi gioco, beh, ragazzi, questo è un fatto eh, incontrovertibile, quindi. Eh, ecco perché mi piace parlare di eh, Wargame. Mi piace parlare di hobby anche come eh, disciplina, anche come atto formativo. Poi è chiaro, ragazzi, la possiamo anche contestare questa cosa, però. Ecco perché eh, continuo a sottolineare l'importanza del hobby e l'importanza della divulgazione atto solo a migliorare il prossimo: migliorare il prossimo sempre attraverso un gioco da tavolo, ci mancherebbe altro, con tutti i pro e i contro, ma Ecco qual, qual è il mio fine principale, ma molti della, all'interno dell'associazione. Domani avremo ospite anche l'amico, carissimo eh, Ronald Peschiani di Trieste. Che anche lui ha abbracciato questo percorso. Sta cercando di fare qualcosa eh, a Trieste e dintorni e quindi. Eh, in pratica, eh, molti stanno abbracciando questa sorta di eh, tentativo, questa sorta di eh, possibilità. In ogni caso, poi è chiaro che ci sono molti che non hanno interesse a divulgare, vogliono curare l'orticello. Ben vengano. Eh, non è che dobbiamo diventare tutti divulgatori o tutti eh, docenti di Wargame, ma chi eh, voglia esplorare questa sorta di possibilità offerta al Wargame lo invito a farlo. Stasera eh, abbiamo in studio Francesco Calemi, eh, docente universitario, mi ha raccontato della sua, eh, della sua iniziativa e eh, non ve la anticipo perché voglio sentirla dalle sue parole. Ciao Lorenzo, benvenuto. E mentre generalmente molti che abbracciano appunto questa sorta di eh, tentativo di divulgare, tentativo di insegnare col Wargame eh, chiedono quali sono gli schemi e eh, come cosa devono fare, spesso e volentieri non lo chiedono. E partono in quarta una cosa che umilmente posso dire è dovete seguire i dettami della didattica perché in ogni caso state trasmettendo, state insegnando, quindi eh, ecco perché il docente può essere bravo a dare un esempio, poi possiamo anche parlarne eh, per eh, i prossimi cento anni di quello che si può modificare, però... Eh, un docente decentemente esperto può eh, influenzare il, lo schema di un qualsiasi hobbista che vuole trasformarsi in docente di wargame e dare una sorta di input ecco quando parlo di lesson plan eh, dico solo, senti ma come vuoi pianificarla questo, eh, questa spiegazione di Waterloo con, non so utilizziamo, ecco, il primo che mi viene in mente eh, Napoleon's Last Battles ci sono vari modi, ma eh, la prima cosa che uno deve pensare è la platea che è di fronte. E, e, e come vi dicevo, bisogna calibrarla. E in ogni caso, io vi do una sorta di ricetta comune. Poi potete chiaramente farmi domande su come si potrebbe modificare in un circolo, in un'associazione, in un club, qualsiasi cosa. Ma generalmente i primi cinque minuti di una qualsiasi lezione beh, dovete coinvolgere, dovete spingere l'interesse, dovete un attimo coinvolgere tutta l'assemblea, tutta la gente che avete davanti a voi e con un wargame abbastanza semplice, se devo introdurre Napoleon e Waterloo, beh, mi vado a cercare qualche video su YouTube, 5 minuti belli intensi, eh, con dei bei attori, con, eh, con belli effetti speciali e i primi 5 minuti si chiama, eh, solitamente eh, si definisce in inglese, ice breaking tool, cioè una sorta di rompighiaccio e chiaramente per per aprire le danze e questi primi 5 minuti, insomma, li dedicherei personalmente un video, anche un'immagine, una bella canzone o anche un trailer che non è un video, ma una introduzione, una presentazione di un film. Vanno bene per i primi cinque minuti. Poi, che cosa fare? Beh, e qui comincia il bello perché eh, voi che cosa volete fare? Volete spiegare il gioco? oppure volete spiegare la storia. Limitiamoci che volete spiegare Napoleon's Last Battle se allo stesso tempo volete far capire alla platea, e vi ripeto, in questo caso sono molto generico, come, eh, cosa è successo a, eh, a Waterloo e eh, volete spiegare allo stesso tempo il gioco. Beh, dovete essere, in questo caso ci vuole esperienza, ma dovete descrivere la situazione in maniera molto, molto, molto generica, eh, parlando prima di tutto dei due protagonisti, eh, una 5 minuti di analisi. Storica, ma, proprio anche con qualche battuta ironica, in quanto se non siete a scuola, beh, eh, dovete coinvolgere eh, il pubblico oppure, come al solito, avete visto questi due protagonisti: avete visto il nostro Napoleone, avete visto il nostro Wellington. Adesso, che facciamo? Ecco, ragazzi, siamo sul campo di battaglia. Una cosa importante che consiglio sempre: nel momento in cui cominciate a spiegare, una grande mappa davanti a voi con. E tutti gli utenti disposti a cerchio sembra un eh, fatto abbastanza scontato ma spesso e volentieri il fatto frontale non è una grande cosa cercate di coinvolgere la platea e la mh, disposizione dello spazio è molto molto importante deve essere uno spazio che permette a tutti di seguire eh, la mappa supposta eh, al centro della situazione non frontale ok, se, se siete... Obbligati d'accordo, però non frontale e possibilmente tutti intorno al tavolo che possano toccare con mano la situazione. Chiaro che poi, dopo aver fatto questa sorta di mini introduzione storica, dovete passare immediatamente alla spiegazione del gioco. Spiegazione del gioco che è chiaro che può essere fatta in diversi momenti vedo molti che eh, cercano di spiegare anche il dettaglio mai 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 spiegare i dettagli soprattutto in una platea generica in cui dovete semplicemente dare una sorta di flavor una sorta di piccolo eh, piccolo diciamo eh, una sorta di eh, sorso o meglio un piccolo assaggio del gioco, bene, date un assaggio del gioco, non entrate nel dettaglio, sequenza di gioco, queste sono unità, le potete muovere, rappresentano le varie divisioni, e poi per coinvolgere la platea sempre dura e sempre mantenendo viva l'attenzione, cercando di dare quelle quattro regole mentre si spiega, dovete spingere i vostri protagonisti subito a prendere le decisioni. Come muovereste questa unità dal punto A al punto B? O meglio, eh, vi dico che potete muovere D. Che cosa fate? E quindi questa sorta di spiegazione non deve essere una spiegazione io spiego e tu ascolti, ma deve essere qualcosa di interattivo. Certamente c'è il conduttore della lezione, ma poi eh, al di là del conduttore della lezione dobbiamo in ogni caso coinvolgere la platea. Stringo i tempi perché siamo già alle 18.45, Francesco Calè mi starà fremendo, cerco di eh, accorciare. Stasera non c'è una domanda, o state tutti ascoltandomi. E, mi state, e state pensando, Mauro, quante cavolate che stai dicendo stasera? Oppure siete interessati? Attendo i vostri segnali. E dicevo, e dicevo, dopo questa sorta di spiegazione, che vi ripeto, deve essere il più eh, dinamica, interattiva, ironica possibile, e qui ci vuole esperienza, ma piano piano sono sicuro che ce la farete. Bene, dopo eh, dovreste verificare che cosa e come hanno imparato i vostri eh, la, vostra, la vostra platea io sto facendo la lavatrice infatti adesso tu stai facendo la lavatrice spero che gli altri magari ascolto interessato Fabrizio va bene d'accordo state dando segnali e infatti Marco Mengoli mi sta seguendo sta facendo la lavatrice sono molto contento ma almeno vi ispiro a fare qualche azione dicevo eh, dopo questa sorta di periodo che se volete quantificarlo in minuti ricordate che secondo me e comunque il concetto base di tutorial dei videogiochi, beh, può essere Marco, però sto, adesso sto veramente improvvisando, sto, mi sto veramente divertendo a inventare qual mh, diciamo, non quello che faccio, ma qualcosa anche di nuovo nel momento. Sapete che la, la eh, trasmissione è completamente in diretta, quindi possiamo dire cose favolosamente giuste, ma anche delle merite eh, cavolate. Comunque dicevo, eh, questa fase della lesson plan. Dedichiamo 5 minuti all'introduzione, 10 minuti all'inquadramento storico, ma vi ripeto, non dovete essere pedanti, e poi dedichiamo altri 5, 10, 30 minuti alla spiegazione con tutta la gente coinvolta. Posso essere d'accordo con te senza forti domande? E quando Paolo è d'accordo con me, ragazzi, veramente sono più contento. Paolo, sei sempre benvenuto con le tue domande, a parte i scherzi, mi piacciono gli spiriti critici. E dicevo.. E questi 30 minuti e poi dovreste verificare cosa hanno appreso attenzione solitamente io quando parlo il lesson plan intendo tre ore non un'ora perché perché in quell'ora do una sorta di eh, diciamo di introduzione eh, spiego le regole ma è chiaro che è parte finale della prima ora o faccio un, un questionario eh, riferito a quello che hanno appreso, 10 domande, 5 domande molto leggero, e qui abbiamo finito la prima ora del lesson plan. La seconda ora del lesson plan chiaramente dovrete eh, farvi completamente da parte. Eh, mettere, se stiamo parlando di Napoleon's Last Battle, diciamo che se avete. 8 persone dovete avere due tavoli di Napoleon's Last Battles. Dovete, eh, diciamo, alternarvi in uno dei tavoli, dare qualche altra regoletta in più e farli direttamente giocare. Questa è la seconda ora di un, chiaramente stiamo parlando di un game tradizionale, per spingere le persone al di là del regolamento della fattispecie di NLB, quindi sto usando l'acronimo, ma eh, all'incontro di domattina con pranzo con Andrea Magno. Ah, tu stai facendo praticamente, stai scrivendo il menu Paolo, complimenti. E dicevo chiaramente, in questa seconda ora del supposto lesson plan eh, spingete i giocatori ad apprendere da soli, quindi praticamente voi solo li guidate, rispondete alle vostre domande, magari gli date qualche informazione in più, ma questo significa spingerli a ragionare e soprattutto al di là di capire quelle quattro regole, mi eh, devono dimostrare che stanno ragionando per conseguire l'obiettivo. Ecco, ho dimenticato, la prima cosa che dovete sempre dire è qual è l'obiettivo. Loro lo chiedono, ma se non ve lo chiedono, voi dovete fargli presente: guarda che con l'obiettivo in testa tu devi cercare di conseguirlo. Chiaro che devi muoverti all'interno di certe regole, ma quando gli dai l'obiettivo, la gente deve se generalmente. Il, il giocatore medio deve mettere in atto un processo mentale che lo porta a conseguire quell'obiettivo. È chiaro che questo processo mentale il giocatore lo modificherà nel momento in cui cerca di conseguire quel dato obiettivo attraverso le regole, le regole che gli diamo, ma l'aspetto la, formativo è proprio questo. Dobbiamo eh, cercare di far partire quello schema mentale all'interno del giocatore per conseguire un obiettivo. La terza ora, quindi la, la seconda ora, è completamente dedicata al gioco. La terza ora sarà chiaramente, mh, diciamo, completamento dell'operazione di gioco intorno al tavolo, con i tavoli ben evidenziati e parte finale, in questo caso, dipende dal gruppo di gioco. E fare sicuramente eh, un brainstorming. Fare sicuramente un debriefing, fare sicuramente un questionario. Con anche gli adulti, con i ragazzi. Se volete anche verificare l'aspetto didattico, potete dargli tranquillamente: questa è Scuola allo Stato puro. Un piccolo brano che si riferisca direttamente a eh, Waterloo, farglielo leggere, ma un brano anche magari di eh, abbastanza eh, fluente e discorsivo. Ciao Massimo, benvenuto. E poi procedere a un'analisi di quanto hanno appreso in quelle tre ore di Lesson plan. Questo chiaramente ragazzi è una bozza. Eh, ricordatevi che io generalmente metto a disposizione tutto il lavoro che faccio, di tanti anni sta sul mio eh, spazio Dropbox, e quindi vi invito sempre a, ad attingere. E chiaramente, quando si fa qualcosa di nuovo, e in questo campo eh, devo dire che l'innovazione è sempre prevalente, quindi eh, si può sperimentare, anzi, qualsiasi persona può portare la sua idea di istruzione e apprendimento. Come vi ho detto, ognuno ha un suo schema, però lo schema didattico che possiamo dare, che può dare il docente, beh, seguitelo perché non stiamo dicendo, diciamo, eh, fatti che non esistono. Ora vado a chiamare il mio buon Francesco Calemi e, e sentiremo da sua viva voce le esperienze e continueremo a parlare di wargame e didattica. Ecco, squilla il telefono, io alzo il volume. Uno, due, risponderà, speriamo. È il bello della diretta. Francesco. Oh, mi senti? Oh Mauro, buonasera, Oh, buonasera Francesco. Applausi anche per te, fanno sempre bene. Non siamo personaggi dello spettacolo, ma gli applausi devo dire che danno sempre più motivazione. Senti, Francesco, non so se hai seguito la mia introduzione, e... l'hai ascoltata? Sì, non dall'inizio, ma l'ho ascoltato gli ultimi Comun 14, 15 minuti che Bene, comunque era, eh, tu Francesco sei docente universitario, in quale università insegni? Allora, insegno all'Università di, eh, di Perugia. Di Perugia. Eh, sono nel Dipartimento di Filosofia e Psicologia, eh, dove insegno in diverse cattedre, insegno diverse cose a diversi studenti. Eh, diciamo che filosofi eh, insegno logica. Sì. E agli psicologi e filosofi insegnano filosofia della mente e storia della filosofia contemporanea. Ah, molto interessante, ragazzi. Adesso approfondiremo vari discorsi. Francesco, io sono stato abbastanza. insomma, ho improvvisato oggi, ho detto come potreste eh, impostare una lezione, ma ci sono mille e uno modi e chiaramente dipende anche dalla platea. E, e poi ho detto: Beh, adesso sentiamo anche da Francesco. Dato che tu hai avuto esperienze di gioco da tavolo in un università, e sono curioso di ascoltarlo. Tu me io già ho letto la vostra descrizione, okay. quindi già so. Però eh, vorrei insomma condividere questa sorta di esperienza con tutti quelli che ci stanno ascoltando e eh, far sapere alla, alla platea come è possibile divulgare. Certo, Vai, Francesco. Certo. Assolutamente sì. Dunque, noi ehm, diciamo che ehm, al momento abbiamo all'attivo tre differenti format. Eh, parlo al perché spesso collaboro appunto con, con i miei colleghi dell'università. Diciamo che il primo format è quello che proponiamo a eh, degli studenti universitari, nella fattispecie dei ragazzi di scienze e della formazione, cioè ragazzi che eh, una volta laureati andranno poi ad insegnare a... Ehm, Ah, ad un'utenza, passami il termine, sì? eh, rispetto alla quale il gioco è un'esperienza fondamentale. Eh sì, Stantino. ma infatti bravo, Stantino. scienza della formazione, la loro, il campo di uscita è più eh, scuola del primo ciclo e chiaramente tutte le varie eh, eh, direttive ministeriali dicono fateli giocare perché anche quello è didattica, sì, questo infatti è corretto. Sì di format, è un, un'esperienza che va avanti sono ormai da tre anni, è un, eh, una scuola estiva dedicata diciamo, alle eccellenze ehm, del, dei licei del, del, della provincia di Perugia e di Terni. Eccellenze, delle cose, delle eccellenze dei licei, ah, interessante. Eh, esatto, intitola, eh, la scuola estiva si intitola Train Your Brain. Uh -huh. Una scuola finalizzata al eh, contro controllo delle, eh, delle emozioni, all'introduzione al ragionamento critico, al ragionamento logico, eccetera, eccetera. Io naturalmente mi occupo diciamo, della, della logica e anche in quel settore cerco di introdurre, utilizzo il, il gioco, eh, per lo più giochi da tavola naturalmente, non ancora il, il wargame, introduco il gioco come un uno strumento. Uno strumento per mettere alla prova le proprie capacità critiche. E come va? E va? allora loro, i ragazzi, sono molto molto contenti perché fondamentalmente io ho struttura in questa maniera qui. Basta che gli dai qualcosa io, di diverso, questi sono sempre contenti, comunque. Cioè, sono senso. Contenti, soprattutto quando si tratta di giochi, <ride> e, ma anche se poi una prima cosa che noi chiediamo all'inizio di ogni, ogni lezione, quando mi vedono arrivare con un mio pello bustone di giochi mi <ride> sono magari a sorridere. E io inizio invece a dire che quando abbiamo a che fare con i giochi, non, sono, non abbiamo mai a che fare con semplici giochi. Un gioco non è mai soltanto un gioco. Ecco. Sì, soprattutto è se valido tipo dal tipo punto di e, vista del sistema. Poi infatti esattamente, anche... esattamente. Esattamente. Ma, e, e, e lì iniziano appunto a capire che in realtà noi non giochiamo e basta, ma giochiamo con intelligenza. Cioè, e cerchiamo di ritrovare nel gioco motivi di spunto, motivi per ritrovare soprattutto, come dire, le, ehm, ehm, come dire il filo rosso che poi abbiamo attraversato durante le lezioni le classiche. Mm, cioè, Francesco eh... nel gioco riscontrano la concettualità dell della, eh, come dire, della, della lezione frontale. Senti, c'è una domanda per te. C'è una domanda per te, sì, Francesco, prego. perché sennò poi mi salta e poi ti riprendiamo il filo di discorso. Sem è molto diretta, ma è abbastanza fondamentale. Che giochi usi ah, no. per la didattica? Allora, dunque, questa è una domanda bellissima perché poi rinvia insomma, ai temi di cui tratto. I miei giochi, i giochi che utilizzo per la didattica, sono sempre strettamente naturalmente connessi ai, ai temi di cui trattiamo. Nel caso del seminario ludico che proponiamo agli studenti universitari, per fare un esempio, sì? ehm, il seminario ludico si intitola Giochi del riconoscimento. E eh, in qualche modo noi cerchiamo di, eh, come dire, di far sperimentare agli studenti, ai ragazzi, in che modo, quali sono i meccanismi che regolano il riconoscimento. Il riconoscimento di, di me nei confronti di me stesso, per così dire, quindi il riconoscimento delle capacità che ho la capacità di saperle contro sì, con il riconoscimento eh, degli altri. Eh, Francesco, in questo, infatti stiamo parlando di scienze della formazione e questo, ragazzi, è sempre collegato perché magari qualche adulto che è fuori dalla scuola magari dice: Ma perché? Perché eh, scuola dell'infanzia e scuola del primo ciclo vertono proprio su coscienza di sé e dell'altro. Quindi ecco è perché l'identità e il riconoscimento, sì sì sì. Esattamente e il riconoscimento noi lo decliniamo diciamo rispetto a quattro differenti dimensioni, il riconoscimento linguistico, sì. quello concettuale, il riconoscimento per così dire onirico riguardante il pensiero poetante, la reverie, l'immaginazione ecco e infine il riconoscimento attraverso la dissimulazione il rapporto tra la persona, tra la maschera e l'autenticità della persona. E, e rispetto a questi temi proponiamo quattro differenti categorie di gioco. Normalmente nel riconoscimento linguistico il gioco che propongo eh, è tradizionalmente nome in codice, che è un gioco eh, da tavolo, diciamo, che ha un target molto femminile, molto eh, molto semplice da apprendere, ma che fa capire ai ragazzi che il linguaggio non sempre serve per come dire, rivelare, ma a volte è invece occulta, a volte come dire, è, un, eh, è un vestito, spesso viene paragonato il linguaggio al pensiero come il rapporto tra il vestito e il corpo, eh, il linguaggio a volte non rivela il pensiero ma lo occulta, quindi le difficoltà linguistiche di come difficoltà da superare e spoperarli appunto attraverso un gioco, che ci faccia rendere conto delle, dei limiti a volte espressivi, dei limiti del linguaggio. Sì. E la dimensione concettuale. La dimensione concettuale ha a che fare con il riconoscimento dei concetti. Normalmente facciamo riferimento alla, ehm, alla teoria aristotelica della definizione. La definizione non è un altro che un tentativo di ridurre un concetto complesso. A dei concetti più elementari, più semplici. Quando dico che l'uomo è un animale razionale, sto definendo uomo in un termine complesso attraverso concetti più semplici: no? quello dell'animalità e quello della razionalità. E il gioco che normalmente noi proponiamo per far rivivere eh, dal punto di vista esperienziale, appunto, l'esperienza del riconoscimento concettuale è Concept, anche qui è un gioco dal target molto semili, eh, eh, sì. estremamente semplice, ed è un gioco che si basa appunto sul tentativo di eh, far indovinare ai propri compagni di squadra un concetto complesso a partire appunto da concetti molto più, molto più semplici. Quindi spesso ci si rende conto come non sempre il tutto è semplicemente importante. Guarda, questa base. cosa in ogni caso è bellissima perché questo apprendimento a strati, questa sorta di apprendimento a spirale è bellissima, cioè è veramente alla base di come apprende la persona. E noi adesso stiamo parlando magari. Di qualcosa che riguarda le fasce più piccole, diciamo le fasce di età più giovane, però in realtà questo riguarda tutti noi. Noi è eh, l'acquisizione la, eh, della cultura scaffolding, si dice in inglese, e quindi questo è proprio grande: partire da concetti basici per arrivare al tutto. Eh, bello, bello, bello. E, e un ulteriore eh, problematica trattata è il riconoscimento onirico eh, Qui normalmente noi proponiamo Dixit, che è uno dei giochi Dixit. più semplici, ma anche più coinvolgenti, che siano mai stati creati, credo. Non so se, se abbiamo avuto la, la, la fortuna di giocarci. Ecco, infatti, e... stavo pensando: ma Dixit l'ho mai giocato, forse l'ho visto, ma non l'ho mai giocato. E eh, questo qua scusate, ragazzi, no, e... qualche volta. No, perché, <ride> e, e, e questo è un gioco particolare in cui addirittura alcuni ragazzi sono rifiutati di Continuare a giocare perché è un gioco che insomma, dire, risveglia un po' quello che c'hai dentro. Risveglia un po' il, il rapporto tra il, il contenuto manifesto di un'immagine e quello che evoca in me l'immagine. Che, che. Lo guardo. devo comprare, e, lo devo portare a scuola. E <ride> i ragazzi dicono: Io non voglio giocare a questo gioco perché mi scopro troppo, in gioco, ri, mi rivelo troppo, rivela troppi aspetti di me. È un gioco di natura psicologica, in effetti, eh, ed estremamente utile in, in contesti come questi. insomma e, e infine l'ultimo tema quello del riconoscimento la dissimulazione, nuovamente propongo proponiamo party game eh, che abbiano come tema il bluff, l'inganno la maschera, tipicamente Avalon che è una forma un po' più sofisticata del classico lupus in tabula sì. eh, guarda, i miei ragazzi ecco, parlando di lupus in tabula eh, nell'ultima settimana che ho già dato i voti sì. di fine anno professore possiamo giocare a lupus in tabula? E vabbè, e giochiamo a Lupo in tavola, sono veramente eh, eccitati, non li ho mai visti così. Poi ho detto "Come lo spieghiamo? Vabbè, le carte sono anche in inglese". E quindi vabbè, ok ragazzi, allora vi vengo dietro. Ma per dire che eh, cioè io parlo sempre di wargame, ma in ogni caso per essere anche diciamo eh, per trasmettere anche il board game, io dico sempre usiamo anche il board game che poi il board game fa parte di questa grande famiglia e ci sono board game che si possono adattare ragazzi, eh? ve lo posso assicurare quindi questi quattro diciamo aspetti giustamente alla facoltà di scienza della formazione mentre con i ragazzi del liceo cosa usate? Allora Francesco? con i ragazzi del liceo nella scuola estiva eh, Train Your Brain e io occupandomi di logica Anzitutto faccio come dire la mia solita lezione sui fondamenti un po' della teoria dell'argomentazione della logica e infine propongo loro l'applicazione dei metodi eh, di induzione e deduzione logici a dei casi investigativi. Quindi tipicamente utilizzo Sherlock Holmes, consulente investigativo, e loro sono eccitatissimi, appunto, da sì. costituire gruppetti di ricerca. In cui ciascuno appunto si occupa di, di leggere il giornale del, um, con tutte le notizie del giorno in cui è venuto il delitto e l'altro si occupa invece della mappa di andare un po' a fare una ricerca geografica e l'altro invece va a interrogare, eccetera, eccetera, per poi cercare di ricomporre il caso e di arrivare a Senti, alla... ma fai qualcosa a chiusura dopo che hanno giocato, verifichi e valuti oppure va bene così? Cosa... Assolutamente sì. Allora, nel caso degli studenti universitari, diciamo il best in questa maniera dopo le nostre quattro ore di eh, lezione frontale, li facciamo giocare per sei ore a tutti questi titoli che vi ho detto, dopo ah, okay. l'esperienza la, del laboratorio ludico, eh, seguono altre due ore di confronto in cui ciascuno appunto a quello, eh, quello che ha preso durante il gioco. E infine, nelle ultime quattro ore, li invitiamo, invitiamo questi ragazzi, a creare dei giochi che sappiano veicolare un messaggio di natura naturalmente pedagogica e didattica perché loro andranno appunto ad insegnare a, a bambini e quindi attraverso il gioco ehm, far apprendere al bambino delle nozioni importanti dal punto di vista culturale, del pedagogico via, e via discorrendo. Quindi è bello perché poi i ragazzi fanno emergere appunto delle, delle idee, costruiscono proprio dei giochi, alcuni addirittura anche fisicamente, si riprocurano dei dadi, costruiscono delle carte, eccetera, eccetera, e, e inventano dei giochi del riconoscimento. ecco. Bene, bene. Allora, Francesco. Eh, adesso facciamo un altro, un altro passo. Bella questa esperienza università anche se poi magari eh, adesso ti faccio una domanda provocatoria. Eh, parliamo di wargame, visto che il nostro podcast è dedicato al board wargaming e tu sei addentro completamente in questa materia. Ma esperienze invece con non dico eh, wargame puri, ma anche eh, impuri, diciamo. Hai fatto qualcosa, te eh, diciamo, anche per provare, per sperimentare. Diciamo che eh, ho proposto l'unico gioco da tavola, l'unico game che ho proposto è, è Sedigara. Sì. L'ho proposto nel contesto del, del tema del bluff, dell'inganno. Ah uh ah, -huh, sì, come è andata? Allora, beh, diciamo che normalmente il war game non ha. Tira tanto, ecco, l'utenza, anche perché l'utenza delle scienze della formazione è, è. non voglio fare neanche un discorso sessista. No, hanno è un già una, è una sì È, è, è difficile ritrovare Ah, cioè, è vero, le... c'hai parecchie studentesse. Ah, è vero. No, stavo, so stavo, so stavo sottostimando questo fatto perché, ragazzi, il nostro articello del wargame, vabbè, lo sapete più di noi, tranne le quattro veline, le quattro datine che girano, ragazzi, non c'è trippa per nessuno. Mentre a scienze e le formazioni è chiaro che ci sono più studentesse. Quindi è chiaro che il wargame, giustamente, mh, però. È <ride> esatto. <Ha> poca attrattiva per <ride> il sì, momento, sì, sì, chi si cimenta appunto in un gioco abbastanza semplice come si gara 5 minuti di spiegazione, e tutti riescono a giocarlo, vuol dire in maniera consapevole riguardo su, sulle meccaniche e tutto il resto, quindi si divertono anche in questa maniera. Tuttavia, ripeto, ehm tutto, è, tutto sta nel cercare di far superare quello scoglio iniziale del: ah, è un gioco di guerra, non mi interessa. Beh, purtroppo, ragazzi, veramente in questo caso io non sto facendo una questione di genere, ma il no. termine combattiamo a una femminuccia, a una ragazzotta, a una studentessa eh, non va se vuole giocare. Gioca tutto, perché io ho delle studentesse che vengono al pomeriggio, ma non giocano al wargame. Giocano, che ne so, a giochi di percorso, giocano a qualsiasi cosa, ma il wargame non fa parte del loro mondo. Il che ci sta, eh? Ma questa non è una, chiamiamola così, non è una sorta di ah, separazione di generi, no, è una questione di veramente di interesse che è anche giustificabile, quindi insomma anche a Lingua ci sono un sacco di studentesse che chiedono di già iniziare per referenze sì è vero, ma infatti le mie studentesse quando vengono al pomeriggio, loro sai, sai adesso Francesco faccio la battuta, sai come tre mie studentesse chiamano quello che facciamo al pomeriggio? Il, eh, il corso di giochi e colori oh. <ride> No, guarda, è fantastico! Perché mi, mi prendono in giro il docente: cioè me, e gli studenti che vengono. Ah, ma che, oggi è un grigio che fate, Giochi e colori, fantastico! Cioè, della serie <ride> che, proprio riduttiva, poi vengono magari giocano a tutto tranne a quello che praticamente è il fulcro del, del corso yeah. no? però è, è la solita storia è chiaro che per divulgare io parto sempre Wargame è il gioco da tavolo e, e quindi che si faccia l'importante è che se poi si inserisca l'argomento gioco nel, a scuola in qualsiasi livello e poi possiamo parlarne e quello che dico sempre Francesco poi eh, mai, mai contraddicimi se sbaglio non è sostitutivo della classica Lezioni, eh? cioè, su certo, questo ragazzi, certo, io, eh, io ho un profondo eh, perché poi qualche docente mi dice: Mauro, che fai? Vabbè, guarda, non posso mica sostituire. Faccio qualcosa in più per cercare di eh, seguire altre strade, sperimentare, però, in ogni caso, e io sono uno di quelli che magari sia relativamente giovane, dico sempre: Guardate, una santa lezione tradizionale va sempre bene, eh? cioè, non è che certo. perché siamo coi giochi noi la lezione frontale. La insomma la mettiamo da parte. No, no, no. Cioè, non so Francesco, tu cosa ne pensi? Ma eh, cioè, assolutamente Sono cerco... concordo con te. e Bisogna però notare che in alcuni casi, eh, tuttavia, soprattutto nei casi in cui magari abbiamo, abbiamo a che fare con ragazzi che hanno dei bisogni educativi eh, speciali. No? Sì, di bravo. Di questa... sì, e... Beh, in quel caso il gioco da la tavola può, può arrivare laddove invece magari dalla classica lezione frontale mh, fatica insomma, ad arrivare. Eh, fatica parole sante, Parole sante, perché io con qualche ragazzo di S.A. che eh, ho eh, sono sempre particolarmente motivati a venire al corso di Wargame perché eh, ma le loro difficoltà non vengono evidenziate e fanno qualcosa che li può spingere ad apprendere. Sì, in effetti, questo è veramente basilare. Ecco perché, poi, giustamente, sì, tu l'hai confermato: l'azione frontale, sì, ma con certi, eh, diciamo, casi e il gioco può aiutare tanto, veramente tanto. E ti ripeto, tu magari parli per una fascia più piccola però ho visto anche con adolescenti difficili che improvvisamente si trasformano diventano anche competitivi e io vedo ma guarda io delle volte dico ma guarda questo come ragiona e perché non lo fai la mattina a scuola per dire che preso da un altro da un altro tool da un altro device danno tanto io ho un ragazzo che praticamente quest'anno sarà bocciato Ok? Ma eh, facendolo giocare una volta e mezzo tu non so se lo conosci a Dominant Species aveva, impar aveva imparato ad, anticipar ad anticiparmi le mosse nei confronti di altri ragazzi che vanno molto meglio di lui a scuola per dire: Ma io dicevo: ma guarda questo, ho fatto! Cioè, cercavo, guardate, io so già quello che fate, faccio così e praticamente siamo io sono rimasto colpito, ma possibile! Cioè che tu metti in campo la tua intelligenza di fronte a un gioco da tavolo e non cerchi di farmi quelle quattro pagine di libro? Sì, è possibile. E quindi ecco perché delle volte seguire strade diverse può diventare veramente inclusivo e di fondamentale importanza. Purtroppo la scuola è fatta anche di valutazione sulla materia e su questo non si può prescindere. Però per dire che almeno si è fatto qualcosa... Per eh, anche potenziare quelle, quelle skill di quel ragazzo, quindi ecco perché il gioco qualche volta può essere una sorta di strada da percorrere. Senti, Frank, ma parliamo adesso. Eh, io ho parlato di lesson plan, eh, ho detto come impostarla. Ci sono mille e uno modi di impostare la lezione in classe. E noi, noi ci hanno fatto una testa così per tanto tempo, quindi poi alla fine per noi diventa una cosa abbastanza eh, naturale. Ma io la voglio estendere anche a chi vuole fare del gioco, del wargame, una sorta di passione per diffondere. Senti, Frank, ma parliamo di wargame, cambiamo argomento. E a che cosa stai giocando? Io lo so, però vediamo, di, eh, vediamo un po' di interessare la platea sull'ultimo wargame che hai giocato, e poi mi connetto. Allora, io ieri sera eh, ho giocato a eh, Empire of the Sun, sono al penultimo turno, sto giocando insieme a, credo che tu lo conosca... Eh, allora, ma... ragazzi, io ho sempre messo lo conosco, eh, ho giocato adesso il recente, quello piccolino nella, nella rivista, quindi ho ah, preso, ma... Io sono praticamente orfano di Empire of the Sun e cercherò di colmare questo gap. So come funziona, mi piace tanto, però non ho ancora avuto modo di mettermi lì con tutte le mie facoltà ad analizzarlo. Parlamene così Francesco, così parliamo di questo Empire of the Sun e se tu l'hai approfondito, prometto a tutti che in un car driven eh, puntata parleremo solamente di Empire of the Sun e tu sarai il nostro ospite. Ah, beh. Magari con Antonio, perché anche lui è un grande esperto. Guarda, ci giocare. tengo perché. Pensando, lo chiamo cintura nera di Empire De perché ogni volta me le suona di santa ragione, non c'è verso di vincere contro lui, ma lui gioca da molto più tempo di. di ma me, vedi se ne parla tanto di Empire of the Sun ma in realtà chi l'ha portato a termine e chi l'ha giocato a fondo non sono tanti, eh. ricordati che il nostro campo è molto influenzato da pubblicità e sentito dire, poi fra il dire e il fare come al solito c'è tanta differenza Empire of the Sun non l'hanno giocato in tanti e finire la partita Empire of the Sun non so quanti l'hanno fatto ci sono, però che se ne possa parlare ne parleremo sicuramente Francesco sarà il nostro ospite con Antonio, oh, vedete oh, voi ma parleremo di Empire of the Sun nel dettaglio, dalle prime mosse come si sviluppa, e in maniera tale da eh, spiegare anche finalmente per bene Empire of the Sun. Eh, cioè, e dicevi, esatto, dicevi di, 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 di questa esperienza? Una, per, uno dei pregiudizi che spesso poi si su Empire of the Sun è il fatto che, magari, ad esempio, si dice eh, non lo so, il giapponese è lo, lo sparring partner del, eh, dell'americano, no? Dico, eh, invece è l'opposto. Soprattutto allora, è l'opposto, in realtà diciamo che da un certo punto di vista sono vere entrambe le affermazioni, però occorre sempre contestualizzarle nel contesto delle posizioni di, di, di vittoria delle due fazioni, che sono differenti e che spiazz e spiazzanti da un certo punto di vista, certo. E eh, su questo Herman è stato, secondo me, un, eh, un genio. Inizialmente il Giappone parte eh, sparato alla grande e la bravura dell'americana è quella di. Incassare, ma deve incassare, contenere, contenerlo, direi in, ah, in inglese containment. si dice. Non può che incassare, ma deve farlo in maniera, deve farlo con intelligenza perché altrimenti compromette tutta la partita. Superata la, 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 la mid-game, la fase, come dire, ehm, centrale del gioco, e il giapponese inizia a perdere terreno. E lì l'americano, in teoria, se ha giocato bene durante le prime fasi della partita, inizia a menarlo di santa ragione. Lì la bravura del giapponese è incassare bene, a sua volta. Quindi è, è, è vero che in entrambi i casi c'è sempre qualcuno che deve incassare, però il problema principale è farlo. In maniera tale da non compromettere la, il conseguimento delle condizioni di vittoria. Che per il giapponese non sono quelle di sfondare, come dire, per così dire, dall'americano, di sbarcare in America. No, il giapponese non potrà mai, come storicamente è stato, no, vincere con una no, supremazia militare. Però... Vince per resilienza. Sì, resilienza Il è chiaro. vince portando a sfinimento l'americano. A un certo punto l'americano non ce la fa più a continuare a combattere contro questi giapponesi che vivono soltanto con, eh, con un pugno di riso su queste isolette sperdute del Pacifico e dichiara la resa. Eh, tutto questo reso naturalmente attraverso le meccaniche geniali di, eh, che ha ideato eh, come dire, Herman in Empire of the Sand, così che ho dato la versione narrativa del, del, di tutte le meccaniche che si intrecciano in questo. Senti, gioco, ma nella, adesso ti faccio una domanda mia personale. Nella parte finale sì. del gioco, eh, in una partita sostanzialmente equilibrata, eh, la determinazione della, della vittoria è, eh, diciamo, random, è casuale oppure un giocatore abile riesce diciamo, a influenzarla? Cosa ne pensi? Cioè, perché è, un, è una mia curiosità. È una mia curiosità. Sì. Eh, diciamo che eh, a un certo punto, se i due giocatori sono allo stesso livello, eh, molto influisce il modo con cui il tiro del dado. Eh. Mm, se okay. sono dello stesso livello, molto dipende da come vanno i combattimenti, effettivamente. Naturalmente, qui anche diverse scuole cioè e questo è normale è stato, di è stato come dire, è disegnato in maniera tale da poter consentire in alcuni casi i combattimenti deterministici cioè tu puoi combattere semplicemente affidandoti al, al caso tirando il dado oppure lo puoi fare anche qui con intelligenza addirittura creando appunto della delle situazioni in cui il combattimento è matematicamente risolto a favore di una delle due fazioni Sfruttando fondamentalmente eh, i punti di attivazione delle carte va bene, ma soprattutto la condizione di intelligence, genialata di Hermann, eh, delle carte, perché ogni carta ha una sua condizione di intelligence che esprime la possibilità che ha l'avversario di vedere o meno e quindi di reagire o meno ad un'offensiva. In alcuni casi, quando abbiamo a che fare con eh, offensive che danno luogo appunto a degli attacchi a sorpresa, la reazione è praticamente impossibile, i fattori di eh, attacco possono essere tali da distruggere completamente l'obiettivo che è attaccato. Quindi tutto dipende dal tuo stile, se sei uno che, a cui piace appunto tirare spesso il dado oppure se magari sei uno a cui, che preferisce fare poche azioni ma devastanti dal punto di vista deterministico. Eh. Bella questa. No, questo è veramente intrigante. Cioè, sì, 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 sì. Veramente coinvolgente questo fatto. Ecco perché io devo, devo, devo imparare Empire of the Sun. Perché altrimenti mi rimane... Oh, sai quando hai vuoto, insomma, nella tua, nella tua conoscenza. Ma perché? E quindi devo, devo colmare questo gap. Sandy Frank, per finire... Eh, non ricordo che cosa stavate giocando a Modena. Non mi ricordo il gioco che stavate giocando a Modena. A Modena eh, stavamo giocando assieme a Stefano Gianni sì. e South China Sea. Ah, ecco, South China Sea. E, eh, esatto. eh, finiamo, finiamo il tuo intervento parlando di South China Sea, che a me è appena arrivato, lo devo aprire. E parliamone non mi sembrava troppo complesso. O sbaglio? No, no, no assolutamente. No? Stefano l'ha portato perché appunto, è un gioco che è, 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 non è estremamente semplice, è un gioco che ha una sua certa complessità, però è facilmente accessibile. Insomma, le regole sono, sono abbastanza chiare. E la componentistica, almeno nell'aspetto dei counter, è eccezionale. La grafica è molto, Sì, molto devo complessa dire complessa che la grafica è molto, è molto accattivante. Sì, 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 sì. Esatto. Ma come vabbè, non è in immediato chiaramente non è un gioco per introduttivo ma qual è l'aspetto che ti ha colpito di più così eh, almeno guarda, secondo me anche lì l'aspetto politico eh, è uno degli aspetti chiave del gioco cioè quell'aspetto per cui il gioco non si riduce poi ad uno spara spara, eh, fondamentalmente è la possibilità al tavolo di stabilire alleanze con, con gli altri, naturalmente tradire eventualmente accordi, accordi presi, eh, quindi c'è una fase diplomatica che eh, si appretta però, si apprezza però da, eh, tre in su, da tre giocatori in su in due giocatori purtroppo manca, credo. Io, se, se non erro adesso le regole non le ricordo bene, però se non non fai in due giocatori, la parte diplomatica. Beh, è chiaro, quella parte, quella parte di possibile scontro, secondo me, si apprezza con più attori in campo, non esatto, solo con due, esatto. eh, perché eh, l'hai detto te: l'interazione diplomatica è la cosa più divertente, fra virgolette, se viene a mancare quella, beh, ho l'impressione che poi il, il gioco perda anche di fascino. Bene, Frank. È stato un piacere. Eh, questa è la tua prima ospitata, ma come ti ho detto, eh, adesso ti chiamo. e eh, Quindi la, la tua prossima ospitata, mettiti eh, insomma, il cuore in pace sarà su Parleremo Solamente: di Empire of the Sun. Eh, cercheremo veramente. Dato che se ne parla, eh, chiaramente la GMT lo spinge tanto. Eh, Roger McGowan lo spinge tanto, ma secondo me poi alla fine tanto Se ne parla, ma secondo me si gioca meno rispetto a quanto se ne parli. Eh, questa è una mia, eh, una mia idea, eh, perché non vedo, a meno che di qualche, ah, che bello questo gioco, me ne hanno parlato bene, sì, però la partita l'hai finita. Qual è cioè, tu, tu sei riuscito a parlarne perché chiaramente hai visto, stai vedendo la fine, l'hai sviluppato, eh, ma secondo me molti che l'hanno provato ne hanno... Anche la lunghezza, se, se tu giochi la campagna completa, e eh, tieni conto che almeno un mese dovrai giocarci. Sì, sì, è ha sì. allontanato l unica l unica molti, ma io questo. fra l'altro la mia unica bella esperienza fu con la prima versione, appena sì, comprato, eh, dato che io non mi leggo mai i regolamenti, me li leggo dopo, sì sì, piazziamo e giochiamo, scoprì che non era molto intuitivo. E quindi l'ho rip... no, aspetta, dissi all'amico, aspetta che qua bisogna veramente leggersi qualcosa perché se no passiamo la serata a eh, girare pagina e, e infatti l'ho riposto ma non perché fosse complesso, perché l'ho visto bello strutturato, quindi Empire of the Sun non si improvvisa purtroppo eh, ti devi mettere lì e noi appassionati ci mettiamo ecco perché non è per tutti però è un grado del wargame che insomma può appassionare i veri, eh, i veri diciamo cultori della materia del wargaming Francesco, ti ringrazio tanto, ci sentiamo bene, presto mamma. e che, presto. siamo sempre su Facebook, quindi scambieremo le nostre, le nostre opinioni su Facebook. Ciao Frank, bene, un abbraccio e bene, grazie bene, di tutto. Ciao Frank, ciao ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Bene ragazzi, eh, è stato un piacere sempre dialogare con Frank, con Francesco. Eh, perché? perché? lui è eh, sempre molto presente sul nostro gruppo, ha questo approccio molto positivo eh, sul, su, su tutto quanto rispetta, su tutto quanto quanto eh, contraddistingue eh, il nostro hobby, eh, persona poi che eh, insegna chiaramente a un diverso grado rispetto al Wargame, ma in ogni caso sa dove sta andando. Dal punto di vista della divulgazione del gioco da tavolo, dicevo con voi ragazzi per concludere eh, l'intervento di oggi che eh, continueremo settimana prossima. Settimana prossima eh, faremo eh, non più eh, una sorta di podcast teorico ma pratico. E vedo un attimo di piazzarmi davanti a me un gioco e spiegare e vedere un po' come viene la lezione audio che poi chiaramente con una mappa davanti voi potete utilizzare per eh, fare anche la, la eh, lezione eh, dal vivo. E per concludere mh, ho citato questo Empire of the Sun che potrebbe essere un grande gioco. Dal punto di vista divulgativo, per capire la, la guerra, o meglio, lo scontro americano- giapponese della seconda guerra mondiale, mi piacerebbe tanto utilizzarlo, anche se come al solito eh, è lontano dai nostri programmi di scuola, dal nostro modo di sentire. Io, francamente, vi posso dire la mia esperienza: non ho. Una grande conoscenza approfondita di tutti gli eventi che hanno caratterizzato lo scontro americano-giapponese. Sì, so chiaramente le cose basilari, principali, che devono essere note, però certi aspetti, certi risvolti non li conosco. E sto leggendo un libro dal punto di vista giapponese molto interessante. Adesso, ecco, non, come al solito, dimentico il titolo. Ma per dirvi che mi manca questa sorta di esperienza. Su eh, sulla guerra americano-giapponese con un gioco come Empire of the Sun e mi riprometto con Francesco di analizzarlo e South, eh, South Pacific Sea è eh, quest'altro gioco su, eh, veramente eh, di guerra moderna che vale la pena di riparlarne in futuro che eh, Stefano Giombini ha portato a Modena Play e avrò anche modo presto di parlarne. Mi pare anche che eh, Gabriele di Bergamo ne aveva parlato in maniera eh, positiva. Quindi, questo è un altro gioco aereo navale che prenderò in considerazione chiaramente sulla guerra moderna. Bene, ragazzi, è tutto. È stato come al solito un eh, piacere. Fabrizio mi dice: Empire of the Sun è una modalità in solitario sui giochi dei grandi. Ecco, grazie Fabrizio per eh, diciamo il tuo intervento. Ricordo anche che c'è eh, Plan Orange. Eh, per giocare in solitario, se ben mi ricordo, quindi, eh, però ecco, adesso che me l'hai detto Fabrizio, seguo il tuo consiglio perché questa notizia non, eh, non ne era a conoscenza, quindi vedo un po' se posso eh, vedere questa modalità di gioco in solitario. E Paolo mi sovviene che partecipava al pre-test, la prima versione pensa che è memoria, però eh, la prima versione ve l'ho detto, eh, non mi ricordo quale problema avesse, ma dopo hanno fatto la seconda versione delle regole, probabilmente c'era qualcosa che non funzionava. In ogni caso, eh, io ne ho parlato come non era facilmente eh, intuitivo. Eh, Max mi diceva ah, della, sua, eh, della sua esperienza, eh, è andato via, ma mi parlava della sua esperienza eh, di eh, ingegneria meccanica. Chiaramente eh, Max a ingegneria non è che ci vanno molte ragazze, adesso però è in aumento. E lasciamo stare Loch Ness, ok. Eh, questo nomignolo, eh, ah, non me lo ricordo anch'io. Sì, in effetti, Paolo ti ripeto: se ne parla tanto. Io ne parlo sempre in toni positivi, vedendo i surrogati. Scusate il termine. però in effetti, io non ho mai fatto l'intera campagna Empire of the Sun. L'ho solo magari eh, visto da lontano, parlato di qualche regola, del, dell'inizio gioco, dei primi due turni. Ma la mia esperienza si è fermata lì. Ed è Ecco, come dicevo, una mancanza che voglio eh, al più presto colmare. Ragazzi, come al solito, è stato un piacere. Domani è la giornata dedicata alle associazioni. Avremo in studio Casus Belli Trieste condotta da Ronald Peschiani, quindi vi aspetto domani. Eh, vi voglio più vivi, però oggi avete fatto poche domande, forse vi ho un po' tramortito con l'inizio, che quando uno fa la didattica magari tutti stanno ad ascoltare, però vi voglio più attivi domani. Comunque è sempre un piacere, ragazzi. A domani con il podcast dedicato al Board Wargaming, con la giornata dedicata alle associazioni Casus Belli Trieste di Ronald Peschiani. Via con la sigla che metto un po' più a lungo e un abbraccio e a presto!